folla assietata sui marciapiedi, gli applausi, i cronisti, i telefonini sguainati a catturare un'immagine. Inizia così, in un caldo pomeriggio romano, l'ultimo viaggio di Raffaella Carrà attraverso la sua città d'adozione. Nel carro funebre una semplice bara di legno, fiori gialli e Sergio Iapino, a lungo compagno della conduttrice, seduto accanto all'autista. Un corteo con numerose soste lungo le vie della capitale, un modo per dare a tanti, fan e collaboratori, la possibilità di salutare la diva tanto amata, ma anche un percorso simbolico lungo le tappe fondamentali della carriera della Carrà. Dalla casa dell'artista in via Nemea verso l'auditorium del Foro Italico. Una sosta in via Teulada 66, dove debuttò al fianco di Lelio Luttazzi nel 1961 e dove condusse nel 1983 Pronto Raffaella. C'è tanta gente fuori dal Teatro delle Vittorie, la seconda casa della Carrà. Qui gli studi, di Canzonissima e di Mille Luci, ma oggi la musica e i lustrini lasciano il posto alla commozione, al cordoglio e agli applausi ininterrotti. Poi la sede Rai di Viale Mazzini e infine il Campidoglio, dove è stata allestita la Camera Ardente. Ha fatto tanta strada, Raffaella, per essere fino all'ultimo la diva di tutti.